Buongiorno, buongiorno cari telespettatori. Allora, siamo al Gran Premio di Hockenheim Ring. Ci ha detto il nostro bomber, non mi ricordo come si chiama, Alex, che sono arrivati dei pezzi nuovi. Andiamo subito a vedere di cosa si tratta. Benvenuti intanto su Bunny Games. Mi raccomando, se non avete recuperato gli altri GP, volate. Ottimo, raghi, sono arrivati tutti i pezzi. Perfetto, perfetto. Andiamo. Allora, come al solito, mi faccio le mie prove libere, così prendo confidenza col circuito. Ci vediamo le qualifiche con il giro veloce, che speriamo sia davvero veloce. La scorsa gara abbiamo fatto un po' fatica a stare al passo dei primi e dobbiamo dimostrare di avere le carte in regola. Bella, raghi. Ok, ragazzi, ci siamo. Qualifiche in vista. Abbiamo fatto tutte le prove libere molto bene, direi. Nella prova libera 3 abbiamo fatto il miglior tempo. E non mi sento al top come in Austria. Però siamo messi bene. Siamo messi bene, andiamo abbastanza veloci. Perdiamo qualcosa ovviamente come al solito nei rettilinei perché la potenza ci manca ancora. Niente, buttiamoci nelle qualifiche, facciamoci il nostro giro lanciato sparati e speriamo bene. Prima abbiamo fatto, tra l'altro, abbiamo fatto il miglior tempo prima, commettendo un errore alla seconda curva, mi pare. Quindi, secondo me c'è ancora un po' di margine. Non considero Bentornati per così queste qualifiche. impossibile la Siamo in attesa pole. del semaforo verde nella corsia di Però, boxe vediamo. dell'Hockenheimring. La gara sarà un po' più difficile, penso. Giro veloce. Ok. Via via via. Ci siamo intraversati un po'. Peccato. Qui siamo leggermente lunghi. Ok, qui l'abbiamo fatta bene, scorrevole. Rimaniamo più vicini al cordolo possibile. Qui bisogna frenare un po' prima perché è cattiva, sta staccata, infatti. Eppure non ho frenato tardi, strano. Probabilmente abbiamo freni e gomme ancora fredde, quindi avremmo dovuto anticipare ancora un po' la frenata. Ah, peccato, peccato, abbiamo perso la linea giusta. Qui recuperiamo sempre quei 2 decimi in questa curva veloce. La facciamo decisamente più veloce dei nostri rivali. Mi ha rallentato un po' troppo lì. La griglia di partenza è pronta per la gara di domani. Ok, Prima di abbiamo una terza salutarci, fila, ricordiamo quindi rapidamente le prime direi tre un'ottima posizioni. posizione di Hamilton, partenza. Vettel e E Valtteri vediamo che Bottas. Per succede. ora. Ok, ragazzi, ci siamo, ci siamo. P6, abbiamo dietro Ricciardo. Davanti Verstappen, siamo in un panino tra le due Red Bull. Raikkonen, Bottas, Vettel e Hamilton. Sto campionato per ora lo sta dominando Gli abbastanza. altri piloti si stanno posizionando lungo la griglia. Porta pazienza e attenti ai semafori. Non sarà una gara facile, secondo me, questa. Ragazzi. Dove si vuole infilare lui? Madonna. Mamma mia. Ci proviamo? Attenzione. Si prende la terza posizione. Allora, se vogliamo prendere la seconda posizione o ci proviamo adesso o mai più, perché non so se poi abbiamo il ritmo. Arca! Attenzione, contatto pericoloso.
Siamo stati molto aggressivi, però fortunatamente non ci siamo fatti danni e non abbiamo fatto danni a Vettel. E ora. Allora, ci siamo messi in un'ottima posizione, soprattutto perché nei prossimi tre giri le gomme avranno un calo importante. Quindi, anche se dovessimo perdere un paio di posizioni, ci troveremo comunque intorno alla quarta, quinta posizione. Che non sarebbe male. Giro veloce di Hamilton. Stiamo avvicinando alla finestra Ma di questo non Hamilton. conta. Urca, Sputeremo abbiamo nuove gomme. sbagliato. Peccato. Traversino coccolino anche qua. Porca vacca, che motore che c'ha Vettel. Altro che la McLaren. Mamma mia. Ok, stiamo monitorando l'usura dell'unità a combustione interna. Comincerai a vedere una perdita di Vabbè. potenza. Tanto per cambiare. Allora, Vettel ci verrà sotto di brutto, immagino. Traversino. Qui, questi prossimi tre giri, ragazzi, sono tutti di traverso. Siamo arrivati un po' larghi. Mamma mia, devo fare correzioni al sovrasterzo. Anche qui. Attenzione. Ok, Nel siamo prossimo entrati nel rettilineo mezzo Emil. giro, adesso il DRS è disponibile. C'è una nuova strategia disponibile. Tutto bene? È stato un brutto colpo. Per favore, confermaci che stai bene. Dove si voleva infilare Vettel? Cioè, non puoi superare in quella curva. Non si può superare in quella curva lì. Tutte e due le Ferrari fuori. Non è Vettel quello che abbiamo di fianco adesso, è Raikkonen. Questo è Raikkonen. Noi siamo là davanti e Vettel dietro di noi. Tutte e due le Ferrari fuori, ragazzi. Ok, io qui non ho avuto il riflesso felino, dopo che mi ha toccato, di mollare lo sterzo e fare scorrere la macchina fuori. Solo che come cazzo fai lì in quella frazione di secondo? Io ho tentato di tenere la macchina in gara, in pista. E questo è stato il contatto che poi ci ha incastrato di brutto. Botta sul rotto in. Che guarda. Hamilton, Raikkonen praticamente ci infila l'alettone in faccia. Ok, disastro, ragazzi. Questa era una buona gara. Disastro. Direi. Un ritiro inaspettato. Non meritato, probabilmente. Disastro Ferrari, assolutamente. Bella vittoria per il team Mercedes E oggi. qui la Mercedes vola. Hamilton si prende 25 Luca, punti qual di è stato il netto. segreto di questa vittoria? Penso che la Che non c'era McLaren nessun abbia altro, quello è risposto il al segreto. temperamento. Ha mantenuto il. I piloti che escono a prendere i trofei da portare a Brackley dopo un altro Gran Premio eccellente.
Raikkonen? What? No, aspettate, non capisco, non sto capendo. Ma si ci ha preso in pieno Raikkonen. C'aveva la macchina distrutta? Forse, Siamo arrivati al allora, termine l'unica di cosa che questo mi viene in weekend, mente è che appuntamento per dopo il prossimo emozionante l'incidente, Gran Premio di Formula 1. essendo io e Vettel fuori dalla gara, ha considerato Raikkonen come non coinvolto perché è stato colpito da un pilota che era già eliminato, cioè noi. Però non ha senso. Oppure semplicemente un bug. Scendiamo in sesta posizione, perdiamo due posizioni. Hamilton vola a più 68 punti da Vettel. Peccato, peccato. Scommettiamo che la prossima gara dobbiamo fare il contratto nuovo. Io ci scommetto. Sono sconcertato. Vi prometto che a Lockenheimer, no, Lockenheimer era questo, che all'Hungaroring facciamo il garrone. Il garrone, eh. Ragazzi, mi raccomando, lasciate un like di consolazione, iscrivetevi. Iscrivetevi per la prossima gara che sarà spettacolare sicuramente. Lasciate un commento, fatemi sapere se anche voi avete questa sfiga in certe gare, se vi è capitato di finire una gara così. E ci vediamo, non so che giorno pubblicherò questo, quindi ci vediamo al prossimo video. Forza e coraggio, ragazzi.